Ricordati, Signore, dei poveri, dei profughi, degli ammalati e di tutti i tribolati. Rinfrancati dallo spirito di fortezza, possano sperimentare la vicinanza e la condivisione dei fratelli attraverso gesti di parole di autentica carità. Ricordati, Signore, di tutti noi, qui radunati nel rendimento di grazie. Guidati nella lode dallo spirito di pietà, possiamo vivere con gioia la nostra figliolanza a servizio del tuo regno che viene. Ascolta, Padre, la nostra fiduciosa preghiera. Accresci in noi i doni del tuo Santo Spirito, perché testimoniamo ovunque la vittoria pasquale di Cristo crocifisso e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dicevamo che abbiamo letto la vita della comunità, la luce della parola, ascoltata, e la parola la luce della vita. Questo incontro tra vita e parola fa nascere una preghiera capace di chiedere non doni generici, ma di saper perdonare, lodare e ringraziare. E ora con le parole di un'antifona antica, con la musica per Luigi la Palestrina, chiediamo al Signore di confermare ciò che lo Spirito Santo sta operando in noi. Dei doni. Il Papa ha detto nei giorni scorsi, rivolgendosi ai sacerdoti e ai monaci delle chiese ortodosse, la Chiesa è una carovana di fratelli in cammino verso l'unità. Un tema che tu conosci bene perché, come dicevamo, tra l'altro hai vissuto insieme con i Rom. Sì, intanto quella per me è stata una grazia, un insegnamento proprio in linea con quello che stiamo celebrando. Ognuno, ognuna è un dono prezioso. Se manca qualcuno, si rompe il quadro, si rompe l'armonia. Quindi una carovana è una carovana in cammino. E è una bella immagine anche per la Chiesa, proprio per questo procedere tra consolazioni e difficoltà, avrebbe detto Agostino. E è un modo, tra le altre cose, ci ha detto che questo cammino verso l'unità non è verso l'uniformità. La possibilità di camminare nell'armonia, dove l'armonia è armonia di differenze. È dono, diceva in quell'incontro là, questo cammino verso l'unità è dono, è compito, è appunto uscita dall'uniformità ed è anche la possibilità di viverlo su diversi livelli. Dico adesso con parole mie, ma diversi livelli vuol dire, come sottolinea più volte, non partire dalle dottrine, siamo d'accordo, ma neanche lasciare che il pensiero non abbia uno spazio, perché il pensiero, la riflessione critica, la teologia è audacia che sa il proprio limite, riflessione critica è parola di fratelli e sorelle e non può essere lasciata non presidiata, però è parte di un cammino in cui la carità, nel senso del rispetto reciproco, è importante.
Con il Salmo 67, versetti 29 e 30, con la musica di Pierluigi a Palestrina, abbiamo pregato dicendo: mostra, o Dio, la tua forza. Confermo, Dio, quanto hai fatto per noi, per il tuo Tempio in Gerusalemme. Alleluia. Simonelli, è significativo che il Papa, nel giorno in cui entra in vigore la riforma della Curia con la Costituzione Praedicate Evangelium, dica: non siamo noi a cambiare, a modificare la Chiesa, a ringiovanire la Chiesa, ma è lo Spirito poi che lo fa effettivamente. Sì, nel senso che è un grande progetto, un grande sogno che vive anche di piccoli passi. Questo è un passo significativamente. E il titolo dice anche l'ordine delle questioni. Prima orate, di tutto, fratres, c'è la missione. Ut meum ac vestrum sacrificium accettabile fiat apod Deum Patrem Omnipotentem. Suscite ad Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tot iusque ecclesiae suae sancte. Presta quesumus Domine, manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso a tuo Figlio, perché rivedi pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Grazie agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, e come salutare, nos tibi sempre et ubique gratia sagge. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. In non gloria tue concinunt sine fine dicentes. Che ci sfugge, ma quando cantiamo il Santo riunifichiamo tutta la Chiesa, perché il Trisagion, come dicono i bizantini, o inno serafico o epinicio, come dicono altre confessioni cristiane, è una preghiera condivisa. Sin dall'origine è stato un canto di popolo, non un canto della Schola Cantorum, e tale dovrebbe sempre tornare ad essere secondo lo spirito alla riforma liturgica, però lo possiamo ripetere così a memoria ed è una preghiera. Vere Santus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura,
quia per filium tuum dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a sortis orto usque ad occaso, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec muneraque tibi sacranda detulimus, et odem Spiritus sanctificare dignieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex reo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memore sigitur, Domine, eius dem fili tui sanctifere passionis, nec non mirabili resurrectionis et ascensionis in celum, sed praestolantes altero eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quisumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscem sostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beate Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis, et gloriosis martyribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Ec ostia nostri reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dignieris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopale ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis suius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus conjunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ec hoc seculo transierunt in regnum tuum benignus admitte.
ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formata facem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dissisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuum pacificare quadunare digneris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena mani vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres in tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Beh, prima avevamo attribuito la beatificazione e canonizzazione di Santa Elisabetta della Trinità a Giovanni XXIII, in realtà è stata beatificata nel 1984 da Papa Giovanni e proclamata santa da Papa Francesco nel 2016, però a questa mistica carmelitana scalza dobbiamo questa splendida frase rivolta allo Spirito Santo, o fuoco consumatore, spirito d'amore, scendete sopra di me affinché si faccia nella mia anima come un'incarnazione del Verbo ed io sia per Lui, il Verbo incarnato, un'aggiunta ad umanità nella quale Egli rinnovi tutto il suo mistero. E facciamo allora ricorso a un altro grande carmelitano scalzo, il cardinale Anastasio Balestrero, di venerata memoria, per la nostra comunione spirituale con questa preghiera. Vieni, Santo Spirito, vieni, irrompa il tuo amore con la ricchezza della sua fecondità, diventi in me sorgente di vita, la tua vita immortale. Ma come presentarmi a te senza rendermi totalmente disponibile, docile, aperto alla tua effusione? Signore, parlami tu, cosa vuoi che io faccia? Sto attento al sussurro leggero del tuo spirito per comprendere quali sono i tuoi disegni, per aprirmi alla misteriosa invasione della tua misericordia. Aiutami a consegnarti la vita senza domandarti spiegazioni. È un gesto d'amore, un gesto di fiducia che ti muova a irrompere nella mia esistenza da quel magnifico e munifico Signore che tu sei. Così sia, così è. Amen.
solennità di Pentecoste, la solennità della ricchezza della multiformità, il dono delle lingue. L'abbiamo accennato più volte, tu hai fatto questa scelta per oltre 30 anni, continuando a studiare, a svolgere la tua attività di ricerca e di insegnamento teologico, però vivendo in una roulotte, in un campo rom. Raccontaci. È una vita normale, questo è il primo fatto, cioè vivendo in un posto che sembra così diverso si capisce che tutti i luoghi sono al centro, quindi è una vita con nomi propri, con amici, amiche e anche una presenza che non è stata mia singolare. Io sono in una piccola comunità, Fidei Donum, diciamo, della diocesi di Verona, ma tutti insieme facciamo parte della Chiesa italiana che vive fra i Rom, che ha generato in questi anni, adesso con qualche età in aggiunta, diciamo, ma ha generato una serie di gruppi, come una diocesi, uomini, donne, preti, laici, religiosi, religiose, che hanno messo, pur venendo da spiritualità diverse, al centro un'idea: noi siamo qui per imparare il Vangelo, per imparare a vedere il Vangelo da un altro punto di vista, quella questione dello stile del pascolo aperto, e da qui possiamo vedere diversamente, e questo ci ha aiutato a dire: noi siamo qui prima di tutto per imparare, certo per testimoniare, ma la testimonianza non è un imbuto, ma la testimonianza è un dialogo. Questo direi come cose fondamentali, pur in un conflitto che vede anche una xenofobia, un odio per lo straniero forte, ma conosce anche tanti elementi di reciproca vicinanza e solidarietà. Intanto vi testimonio che qui in Piazza San Pietro si sta riempiendo in attesa del Regina Cieli, che poi Papa Francesco reciterà a mezzogiorno, quindi controllati dall'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, i pellegrini, i fedeli. Ecco, vediamo le immagini dell'esterna di Roma e della nostra regista Antonella Rossi proprio su Piazza San Pietro, che si va riempiendo in questa ricchezza anche qui di lingue, di esperienze, di tanta gente che torna a riunirsi ogni domenica per il Regina Cieli. Cristina, tu hai anche lavorato molto appunto sul ruolo della donna nella Chiesa. Dicevamo che entra in vigore questa riforma della Curia, la Praedicata Evangelium, che cerca di dare anche ai laici e alle donne un ruolo importante, valorizzarlo, possono addirittura diventare prefetti, cioè capi dei dicasteri della Curia Romana. E non solo, nell'articolo 131, che riguarda i compiti del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, dice che questo organismo avrà anche il compito di approfondire la riflessione sul rapporto uomo-donna, contribuire alla riflessione nella Chiesa sull'identità della donna ed elaborare modelli di ruoli guida per la donna nella Chiesa. Ecco, che vuol dire modelli di ruoli guida per la donna nella Chiesa? Credo che stia nello spirito di questa riforma, nel migliore delle ipotesi, cioè un sistema complesso e circolare nel quale non si vede una cupola nella curia, ma uno snodo. Allora, da questo punto di vista, anche se parte da una posizione periferica, importante ma periferica, riflettere su, a partire dal numero 131, riguarda tutti i dicasteri. Ma, come stiamo dicendo, le periferie vanno al centro, il centro alle periferie, in un movimento circolare. Quindi sarebbe pessimo, ma non sarà mai, sarebbe pessimo se fosse che qualcuno ci dice alle donne che cosa possiamo fare, ma sarà ottimo se in forma sinodale insieme riflettiamo, così che dottrina della fede, cultura ed educazione, carità, sviluppo integrale, laici e clero, tutto sia un organismo che si muove verso quell'inedito che ci attende, ma per il quale i piccoli passi non possono più aspettare. Beh, intanto il superamento di una cultura tutta clericale, questo sguardo profondo verso una Chiesa decentrata che Papa Francesco ci insegna, e soprattutto verso un incontro di tante differenze e di tante. Però oggi ce l'ha detto, è lo Spirito Santo che riforma la Chiesa, e quante volte ci ha detto che lui crede che il popolo è infallibile in credendo. Ci sono tante riforme che ancora non sono giunte a Roma, che nelle chiese, l'abbiamo visto nel sinodo per l'Amazzonia,
sono già presenti. Ora, se questa è la porta che fa entrare anche a Roma quello che è il vissuto vero. Deus, ecclesiae tue celestia dona largiris, custodi gratiam quam dedisti, ut Spiritus Sancti vigia semper munus infusum, et ad eterne redezionis augmentum spiritualis esca proficiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Deus Pater Luminum, qui discipulorum mente spiritu paracli infusione dignatus est illustrare, sua vos faccia benedizione gaudere et perpetuo donis eiusden spiritus abundare. Amen. Ignis ille, qui super discipulos mirandus apparuit, corda vestra ab omni malo potentere spurget, et sui luminis infusione perlustret. Amen. Quicque dignatus est in unius fidei confessione diversitatem adunare linguarum, in eadem fide perseverare vos faciat, et per illam aspe ad specem pervenire concedat. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maneat semper. Amen. Ite missa est. Alleluia, alleluia. Regina Celi va a concludersi questa cerimonia. Beh sì, è una bella preghiera della liturgia romana, questa non l'abbiamo importata da nessun'altra liturgia dell'VIII secolo di Papa Gregorio, che è tipica del periodo pasquale. È un po' il momento in cui dichiareremo conclusa la lunga Pasqua per entrare nella nostra Pasqua che la ripetiamo ogni domenica. Perché già da questa sera ai Vespri si dirà l'Angelus Domini. Quindi diciamo così, abbiamo vissuto un'altra volta il mistero della vita che si rinnova, ora bisognerà veramente metterci molto sforzo per non restare chiusi nel passato, ma guardare all'oggi e al domani con lo sguardo di Dio. E Cristina Simonelli, per concludere, ricordiamoci sono i sette doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, ma oggi, in questo momento che stiamo attraversando, qual è il dono che secondo te va coltivato? Considerando che è un dono sette forme, quindi di pienezza di tutti insieme, sceglierei l'ultimo, il timore di Dio, che come abbiamo ascoltato nella seconda lettura non è la paura, è il rispetto per il Vangelo, per non timbrare Dio tutto quello che facciamo, anche se proviamo a farlo, è il rispetto per ogni vita, per ogni amore, per ogni persona, ogni benedizione. Ecco, vediamo la processione che lascia la Basilica di San Pietro con Papa Francesco. Oggi è anche la Giornata Mondiale dell'Ambiente, Cristina Simonelli, la 50ª Giornata Mondiale dell'Ambiente, un tema che sta molto a cuore a Bergoglio, a cui ha dedicato un'enciclica, la Laudato Si, sul tema più ampio però dell'ecologia integrale. Sì, che è l'idea che tutto è connesso, dunque non soltanto un mini passo di rispetto,
ma grido della terra, grido dei poveri, è l'idea che c'è, bisogna avvicinarsi con piccoli passi, micro cambiamenti e macro visioni, con le piccole scelte, con una rivisitazione della scrittura in questo senso e anche con un impianto politico internazionale, ancora una volta, del disarmo. E con una considerazione per cui appunto non esistono scarti, ogni vita è importante. Bene, io ringrazio Cristina Simonelli, Don Filippo Di Giacomo, lascio la linea ad A Sua Immagine con Lorena Bianchetti, a tutti un buon proseguimento di domenica, arrivederci. Papà, guarda, guarda questo braccio lungo, guarda. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. E oggi anche buona festa, perché oggi si celebra la solennità di Pentecoste. Si celebra l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli, avvenuta 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù lo aveva promesso più volte nella liturgia odierna. Il Vangelo riporta una di queste promesse quando Gesù disse ai discepoli: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto. Ecco cosa fa lo Spirito: insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Anzitutto lo Spirito Santo insegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo che si presenta nell'esperienza di fede, quello della distanza. Lui ci aiuta a superare l'ostacolo della distanza nell'esperienza di fede. Infatti può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza. Gesù è vissuto 2000 anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell'epoca dell'internet, nell'epoca della globalizzazione? Come può incidere la sua parola? Possiamo dire che lo Spirito Santo è specialista nel colmare la distanza. Lui sa colmare le distanze, ci insegna a superarle. È Lui che collega l'insegnamento di Gesù con ogni tempo e ogni persona. Con Lui le parole di Cristo non sono un ricordo, no, le parole di Cristo, per la forza dello Spirito Santo, diventano vive oggi. Lo Spirito le rende vive per noi. Attraverso la Sacra Scrittura ci parla e ci orienta nel presente. Lo Spirito Santo non teme lo scorrere dei secoli, anzi, rende i credenti attenti ai problemi e alle vicende del loro tempo. Lo Spirito Santo, infatti, quanto insegna, attualizza, mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della fede una cosa da museo, è il rischio, Lui invece la mette al passo con i tempi, sempre al giorno, la fede al giorno, e questo è il suo lavoro, perché lo Spirito Santo non si lega a epoche o mode che passano, ma porta nel oggi l'attualità di Gesù risorto e vivo. E in che modo lo Spirito Santo fa questo? Facendosi ricordare. Ecco il secondo verbo. Ricordare. Cosa vuol dire ricordare? Ricordare vuol dire riportare al cuore. Ricordare. Lo Spirito riporta il Vangelo nel nostro cuore. Avviene come per gli Apostoli. Avevano ascoltato Gesù tante volte, eppure lo avevano compreso poco. A noi succede lo stesso. Ma da Pentecoste in più, con lo Spirito Santo, ricordano e comprendono.
accolgono le sue parole come fatte apposta per loro e passano da una conoscenza esteriore, una coscienza di memoria, a un rapporto vivo, a un rapporto convinto e gioioso con il Signore. È lo Spirito a fare questo, a far passare dal sentito dire alla conoscenza personale di Gesù che entra nel cuore. Così lo Spirito ci cambia la vita, fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri. E questo lo fa ricordandoci le sue parole, portando al cuore oggi le parole di Gesù. Fratelli e sorelle, senza lo Spirito che ricorda Gesù, la fede diventa smemorata. E tante volte la fede diventa un ricordo senza memoria. Invece la memoria è viva e la memoria viva la porta allo Spirito. E noi proviamo a domandarci, siamo cristiani smemorati? Magari basta una contrarietà, una fatica, una crisi per dimenticare l'amore di Gesù e cadere nel dubbio della nostra paura? Guai, stiamo attenti di non diventare cristiani smemorati. Il rimedio è invocare lo Spirito. Facciamolo spesso, specialmente nei momenti importanti, prima delle decisioni difficili e in situazioni non facili. Prendiamo in mano il Vangelo, invochiamo lo Spirito. Possiamo dire così, vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Una bella preghiera questo, vieni Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. La diciamo insieme? Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Io non ho sentito, forse sono sordo, lo diciamo insieme. Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Grazie. Poi apriamo il Vangelo e leggiamo un piccolo passo lentamente. E lo Spirito lo farà parlare alla nostra vita. La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, accenda in noi il desiderio di pregarlo e di accogliere la parola di Dio. Regina Celi Letare, alleluia. Via quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione infili tui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare dignatus es. Presta questum ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, a Pentecoste il sogno di Dio sull'umanità diventa realtà. 50 giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano, si capiscono. Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione, della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un'escalation
sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Si mettano in atto. Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni. Si abbia rispetto della vita umana, si fermi la macabra distruzione di città e villaggi dappertutto. Continuiamo per favore a pregare, a impegnarci per la pace senza stancarci. Ieri a Beirut sono stati beatificati due frati minori cappuccini, Leonardo Melchi e Tommaso Giorgio Salè, sacerdoti e martiri uccisi in odio alla fede in Turchia, rispettivamente nel 1915 e nel 17. Questi due missionari libanesi, in un contesto ostile, diedero prova di incrollabile fiducia in Dio e di annegazione per il prossimo. Il loro esempio rafforzi la nostra testimonianza cristiana. Erano giovani, non avevano 35 anni. Un applauso ai nuovi beati. Ho appreso con soddisfazione che la tregua nello Yemen è stata rinnovata per altri 2 mesi, grazie a Dio e a voi. Auspico che questo segno di speranza possa essere un ulteriore passo per mettere la parola fine a quel sanguinoso conflitto che ha generato una delle peggiori crisi umanitarie dei nostri giorni. Per favore, non dimentichiamo di pensare ai bambini dello Yemen. Fame, distruzioni, mancanza di educazione, mancanza di tutto. Pensiamo ai bambini. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime delle frane causate dalle piogge torrenziali avvenute nella regione metropolitana di Recife, in Brasile. E saluto tutti voi, romani e pellegrini. Saluto l'Associazione Avvocatura in Missione, i membri del Movimento Internazionale Riconciliazione e del Movimento Non Violento, i gruppi di scout francesi San Luis, la Società di San Vincenzo de Paoli e la Fraternità Evangelii Gaudium. Saluto i fedeli di Piacenza, d'Adige, il coro di Castelfidardo, i ragazzi di Pollone e quelli di Cascina di Pecchi. E ricordo quando ho visitato tanti anni fa i pellegrini provenienti dai santuari antoniani di Campo San Piero e i ciclisti di Sarcedo. E anche saluto i ragazzi dell'Immacolata. Esprimo la mia vicinanza ai pescatori, pensiamo ai pescatori che a causa dell'aumento del costo del carburante rischiano di dover cessare la loro attività, e la estendo a tutte le categorie di lavoratori gravemente penalizzati dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Prego per voi, pregate per me. A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.